the Harlem. E bella a tutti ragazzi e benvenuti qui sul mio canale, sono AleGamer97 e quest'oggi siamo tornati qui su un episodio di Call of Duty Black Ops 3 ragazzi. A grandissima richiesta mi avete richiesto di portarvi Call of Duty, su Call of Duty mi avete richiesto di portarvi la modalità zombie. Quindi la ve la porto ragazzi, però non so minimamente come cazzarola possa funzionare, raga. È veramente, l'ho accesa adesso raga questa modalità. Non so come funziona, non so come si gioca, non so che cos'è, non so niente raga, proprio niente di niente. Quindi la vivrò insieme a voi. Alziamo un pochino. So di aver detto cose che non avrei dovuto dire. Ero solo arrabbiata, infuriata. Lo sai che ho quasi ottenuto quella parte. Oh, caruccia questa, oh yeah. Voglio dire, sanno del fatto che ballo, ma quelle fotografie non vuoi impedirmi di diventare una star, vero tesoro? Facciamo che mi porti quelle fotografie, così possiamo fare pace. Ecco, ottimo. Ehi, hey, c'è un problema bello grosso. Il sindaco l'ha ucciso, raga, insomma, leccando il naso dove non dovrebbe. Sta esaminando le accuse di corruzione nella polizia. Perché non ci incontriamo al solito posto? Io alle scene ragazzi ho rossito anche per godermi e me la scena e farvela godere anche a voi. Ti ho mai consigliato male prima. Tu due raga, che cazzo è? E ora arrivo all'ultimo. Ho solo due settimane, ma il risultato non si discute. Perché io non lascio nulla al caso. Sarà anche il più forte, ma la sua carriera finirà stasera. Fai in modo che l'arbitro guardi dall'altra parte, perché non sarà piacevole. Ma una volta fatto, quando avrai riscosso debiti e sconfisse, avrò un'occasione per il titolo. Codo, raga, ma che è una carne più fina, raga. Situazione. Altrimenti perché starei parlando col mio avvocato? Ma giusto per sapere, puoi dirmi di preciso a quanto ammontano i debiti accumulati da mia moglie? Per caso sai dirmi se i pagamenti delle polizze sulla vita sono regolari? Oh no! No, ti posso assicurare che non prenderei mai... Come fa a fare pure questa, ragazzi? Sicuro, a palla, mafia, proprio piena. No, voglio solo controllare che sia tutto, ecco. Sicuro! Ero sicuro, raga. Io ho osservato, ho assistito a ogni vostro singolo crimine. Io so chi siete. Meno male. Ma restano delle domande. Perché vi comportate in questo modo? Cosa sperate di ottenere? Non vedete quanto è futile la vostra insignificante esistenza? Spettacolare, raga. Siete solo frammenti di un universo più grande. I vostri peccati sono solamente un invito per un male che fa oltre l'immaginazione. Eccoli, raga, i zombie. Io aprirò la strada, vi mostrerò la via. Solo attraverso me. Ok ragazzi, io direi di iniziare, raga, perché sono già a 4 minuti di video, raga. Ce l'hai con me? Direi di iniziare. Ah, ho speso i soldi, non lo devo fare, raga. Perché me dai, ci servivano i soldi. Boh. Circa 850 munizioni, però headshot, bitch. Allora raga, dobbiamo andare sicuramente di qua. Tieni premuto per ricostruire la barriera. Ricostruiamo sta barriera. Qua che c'è sta invece? Per diventare la bestia. Per attaccare corpo a corpo.
Signori miei, stiamo veramente spaccando tutti. Andiamo di qua. No, ma levata la bestia. Fantastico, quegli stronzi non potevano farmi niente. Mori, va. Allora, raga, dove dobbiamo andare? Headshot, bitch. Sì, ma raga, io comunque non riesco a capire dove dobbiamo andare. Allora, non penso dobbiamo andare qui. Ah, quasi sicuramente, raga, dobbiamo andare qui da ste parti. Dobbiamo aprire le porte. Chiuso fuori? Perché non abbiamo i soldi. Mori, ok. Ok, ragazzi, quindi sicuramente dovremmo aprire tutte queste... Dovremmo aprire tutte le porte. Non amo sentirmi dire. Questa di è no. Chiusa. Perché non la abbiamo noia. Il big money. Hanno già corrotto questo mondo con la loro immunda presenza. È morto. Il cazzo andiamo. È. Che succede? Ok, allora scendiamo qui sotto e andiamo a vedere, ragazzi. Io ve lo ripeto, sì, è la prima volta che gioco a modalità. È la prima volta che gioco a modalità zombie, quindi veramente non so come. Oh! Adesso è merda! E muori un po'! Headshot, bitch! Bam! Ma che voglia vecchia. E mori. Ecco, abbiamo i soldi. Allora io direi di aprirci. E mori. Allora raga, io direi di aprirci questa di porta. Perché secondo me questa qui è la porta giusta che noi dobbiamo aprire per uscire a proseguire. La trappola a catena? No, non mi interessa. Ah, qui abbiamo il Q, da costo 1250 dollari, euro, che cazzo sia. Headshot, bitch! Ok. Benissimo. Non vedo altre vie. Soldi, diciamo, non ce ne sono per il momento. Ok, ragazzi, allora io direi che il video oggi può finire qua. Io spero che vi sia piaciuto, anche se abbiamo fatto veramente pochissimo. Ma è la prima volta che ci gioco, quindi comunque mi devo anche un pochino riuscire a capire cosa bisogna fare. Semmai suggeritemi qui sotto nei commenti, ragazzi, cosa fare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete un altro episodio su Call of Duty Black Ops 3 Zombie, la modalità zombie, se volete un altro episodio della modalità zombie, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E arriviamo a 10 like e vi porto un altro episodio della serie zombie. Però vediamo anche se unirci qualcun altro, ragazzi, far giocare insieme a me qualcun altro. Vediamo se riesco a portarvi qualcuno. Quindi, ragazzi, io direi il video di oggi va a finire qua. Ti bevo nel su, 10 like, prossimo episodio magari anche con qualcuno. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Passate il link sotto in descrizione, pagina Facebook e Sun Gaming. Quindi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi.